incrementare i livelli di recupero di materia attraverso la rimodulazione dei sistemi organizzativi, adeguare il sistema impiantistico di recupero, potenziare il sistema impiantistico di trattamento del rifiuto indifferenziato residuo puntando alla produzione di combustibile solido secondario, sviluppare il sistema impiantistico dedicato al recupero di flussi minori, rifiuti ingombranti e da spazzamento stradale, ottimizzare il sistema dello smaltimento in discarica preservando le volumetrie disponibili dagli impianti regionali. Da queste priorità nascono le future modalità gestionali dei rifiuti in Umbria. Ad illustrare in seconda commissione presieduta da Gianfranco Chiacchieroni l'adeguamento del piano regionale dei rifiuti è stato l'assessore all'ambiente Silvano Rometti, che ha voluto sottolineare come l'Umbria abbia conseguito risultati importanti sul versante della riduzione dei rifiuti e sulla crescita della raccolta differenziata. Accanto a questi obiettivi ci impegniamo a mettere un punto fermo per la chiusura del ciclo entro il termine di questa legislatura. Nel 2013 la produzione totale di rifiuti urbani in Umbria si è attestata a 487.730 tonnellate annue, quantitativo inferiore di circa 17.000 tonnellate rispetto all'anno precedente, meno 3,3%, il 10-11% in meno rispetto ai dati riferiti al 2009-2010, periodo di inizio della crisi economica. Il calo percentualmente più significativo della produzione del 2013 si è verificato in particolare nel lati 2, che è anche quello che ha fatto registrare il più consistente incremento della percentuale di raccolta differenziata.